Le 8.28, buongiorno dal TG2000, edizione Flash. Il presidente russo Vladimir Putin ha visitato il quartier generale delle forze russe nella regione occupata ucraina di Kherson e l'autoproclamata Repubblica Popolare di Lugansk in Donbass. Una visita non programmata, ha specificato il Cremlino. Due mercenari della Wagner confessano: abbiamo ucciso 20 bambini. Guerra del grano, cresce la rivolta nell'est Europa contro l'importazione, a dazio zero dall'Ucraina, colpevole di aver causato un crollo dei prezzi sui mercati locali. Dopo Polonia e Ungheria, anche la Slovacchia ha annunciato lo stop temporaneo. I paesi che forniscono assistenza alla Russia per la guerra in Ucraina pagheranno un prezzo pesante, quanto si legge in una dichiarazione rilasciata al termine di due giorni di colloqui dei ministri degli esteri del G7 in Giappone, annunciate nuove sanzioni contro Mosca. E dal G7 anche la richiesta di uno stop immediato alle ostilità in Sudan. Ieri un convoglio diplomatico statunitense è stato colpito da colpi di arma da fuoco. Gli occupanti sono rimasti illesi. Prosegue la visita del presidente della Repubblica Mattarella in Polonia, prevista oggi una visita all'ex campo di concentramento di Auschwitz. Da Mattarella anche l'invito all'Unione Europea a superare norme preistoriche e a creare nuove politiche di asilo in tema di immigrazione. Intanto in Italia arriva la prova del voto alla stretta sulla protezione speciale, il decreto Cutro sui flussi e la gestione dei migranti. Gli attesi in aula tra domani e mercoledì, quasi 350 le proposte di modifica delle opposizioni. All'hotspot di Lampedusa, in una rissa tra tunisina e ivoriani, due giovani di 17 e 18 anni sono finiti al poliambulatorio con ferite di arma da taglio al volto e al torace. Sull'isola oggi arriverà il neocommissario delegato per lo stato di emergenza migranti, il prefetto Valerio Valenti. E di persone migranti si è parlato anche al convegno della Caritas diocesana, da ieri riunite a Salerno. Non un'emergenza, ma una realtà da gestire, dice il segretario della CEI, Monsignor Giuseppe Baturi. Al centro del convegno l'attenzione a tutte le povertà, a cui, ha detto ancora, occorre farsi accanto. Oggi si parla di periferie e di disagio. Si terranno questa mattina alle 11 a Milano i funerali di Ulay Tuma, la giovane pallavolista della Igor Novara caduta dal sesto piano dell'albergo a Istanbul, dove si trovava con la squadra. Le esequie nella chiesa di San Filippo Neri, nel quartiere dove la giovanissima atleta era cresciuta e aveva scoperto la sua passione per lo sport. Un triste primato per l'Italia, che nel 2100 sarà la prima in Europa per calo della popolazione, un dato fornito da Eurostat che in base alle sue proiezioni stima che a fine secolo nella penisola ci saranno 8,8 milioni di persone in meno. In generale, nonostante l'arrivo di migranti, la tendenza in tutta l'Unione segnala una diminuzione del 6,1%. Macron prova a ricucire lo strappo nel paese dopo il via libera alla riforma delle pensioni. In un discorso ieri sera dice di aver sentito la rabbia della gente, ma conferma la necessità delle misure adottate. Promette l'apertura di 3 cantieri sul lavoro, giustizia e progresso. Critici sindacati che promettono per il 1° maggio una manifestazione che definiscono storica. L'amministrazione cinese per la sicurezza marittima della provincia dello Shandong ha emesso un avviso alla navigazione secondo cui oggi sono previste importanti attività militari in alcune aree del Mar Giallo, che per questo sono sottoposte al divieto d'ingresso. Le manovre sono in un tratto di mare a nord che tocca, oltre alla Cina, anche la Corea del Nord e la Corea del Sud. Il caso Cospito approda oggi alla Corte Costituzionale, la causa che riguarda l'unico anarchico detenuto al 41 bis da settimane ricoverato nel reparto di medicina penitenziaria del San Paolo di Milano per le precarie condizioni di salute dovute al lungo sciopero della fame, sarà la prima ad essere trattata nell'udienza pubblica. Malore per Tony Servillo ieri sera a Parigi mentre era in scena al Teatro dell'Odeon. Servillo, 64 anni, ha avuto un lieve malore ma è rimasto cosciente, si è subito ripreso. Per prudenza è stato accompagnato in ospedale per alcuni controlli. E il calcio, Champions League stasera, Napoli-Milan per un posto in semifinale, domani tocca all'Inter contro il Benfica, gli azzurri sconfitti 1-0 all'andata, oggi recuperano Osimhen. È tutto per ora, prossimo appuntamento alle 12, grazie per averci seguito e a più tardi.